figlia di un collega che comunque sta con noi, e i soldi vanno per la donazione del sangue. E... Sono Blasacchio Chiose. Sì, così ci scaldiamo bene. Serviva il microfono. Dove si è fatto 12 monasteri, tra cui ancora quello che persiste, quello della Santa Scolastica della Sede. Poi si riparte da lì, dopo il tentativo di mettere su un'altra abbazia di Tovano, San Cosimato, un tentato avvelenamento, si viene qui e mette su poi questo complesso. Poi vedremo addirittura una piccola chiesa, trovata con gli scavi, che era molto piccola. Le regole dell'Empa non erano sui nostri complessi, ma erano delle piccole comunità, di 12 consorci. Viveva una vita spirituale autonoma, apparentemente viaggiava dal Passo alla Pichiera. Stavano avendo un caso di comunicazione, Thank you.
è molto sofferto. Allora, questo è il primo chiostro che troviamo, l'ingresso, che non è, ripeto, non è l'ingresso ufficiale sta più giù. Ma se va avvicinato, perché non qui. Ricordiamoci. No, è una questione di contatto, perché la gente che sta a parlare non. Spero che sono venuto, perché la saluta dalla mia dopo. Guarda un po' se sono venuto. Senza dei medici. Dunque i medici, era stata poi la figura di Clemente VII, era stato abbattuto comunque da Ruffini, e poi il suo cugino, per esattezza, che fu destinato a essere governatore del patrimonio di San di Cassino, grandissimo patrimonio, da qui fino a Rocca Monfina, pensate. Purtroppo fece una fine triste. Annegò il garigliano della comunità, che era stato tutto questo. Noi, adesso vedremo vicino, nella scrittura, fatta da Giorgio a San Gallo, San Gallo che si mette in fine, trova abbastanza adeguato a perché il committente, bisogna seguire di chi era abate e poi il committente, con molto scientificamente, No, esatto.
Thank you.
Foto, 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 foto
giornaletto, dai! Bravo Pepo! Oh, spero che le fate bene! Vediamo! Ce la facciamo, infatti. Ma a noi dei Navigli ce la danno da fare la medaglia.